Buona serata amici di TV12, non vi abbandoniamo, continua la nostra maratona nel racconto di questa prima giornata di Friuli Doc, 29esima edizione, si è tagliato il nastro questo pomeriggio alle 17.30, ve l'abbiamo raccontato live e dalle immagini che arrivano dalle nostre troupe esterna è davvero una prima giornata col botto, perché sono tantissime le persone che stanno affollando gli stand tra le piazze e le strade della città di Udine e noi siamo pronti dunque a raccontarvi anche questa prima serata. Lo faremo in compagnia del nostro ospite in studio, Cristiano Melchior, che è il presidente della Federazione Coldiretti di Udine. Buonasera Melchior. Buonasera. Perché sappiamo che dietro a Friuli Doc c'è il valore aggiunto delle produzioni del territorio, i nostri tanti prodotti d'eccellenza, andremo anche a raccontarli assieme a lui con le tante iniziative che la Coldiretti porterà avanti in queste giornate. Ma naturalmente telecamere puntate sul centro città con i nostri inviati. Abbiamo fatto delle sostituzioni rispetto a questo pomeriggio, è uscita col 9 Monica Nardini, è entrata col 10 Alice Mattelloni ed è uscita col 8 Angela Caino e c'è il Poma col numero 11, due piazze in questo momento collegate live per raccontarvi le varie atmosfere. Partiamo dunque a salutare i nostri inviati, partiamo dal Pala Promo Turismo FVG in piazza Primo Maggio, Alessandro Poma Pomare, buonasera. Buonasera Zanirato, buonasera a tutti gli amici di TV12, siamo in piazza Primo Maggio perché io sono Free Doc, voi siete Free Doc, tutti insieme siamo Free Doc e naturalmente siamo Free Venezia Giulia, siamo in questo fantastico stand appunto in piazza Primo Maggio, qui ci sono tanti amici, c'è tanta bella musica, tanto buon cibo, naturalmente non poteva mancare anche l'amico Eddie Morandini, consigliere regionale. Caro Eddie, è veramente un'emozione partecipare alla 29esima edizione del Free Doc. Ma sicuramente, e questa manifestazione ormai, come diceva anche il nostro presidente prima, è diventata una delle manifestazioni più importanti del Friuli Venezia Giulia e rappresenta tutte quelle che sono le eccellenze enogastronomiche e culturali della nostra regione e del nostro Friuli, quindi veniamo volentieri all'inaugurazione, cerchiamo volentieri di partecipare e speriamo che tanta gente, tanti friulani e soprattutto tanta gente dal resto dell'Italia e dal resto del mondo arrivino qua e possano approfittare delle nostre eccellenze. Cosa possiamo trovare in questo fantastico stand? Ma qua si trovano quelle che sono le eccellenze del nostro Friuli Venezia Giulia, dal cibo ai vini, ma anche per esempio ai cocktail. Però io invito tutti a non fermarsi in uno stand solo, ma a cercare di scoprire più stand possibili e più luoghi della nostra regione che sono tutti qua concentrati in questi quattro giorni, per poter appunto provare nuove emozioni e scoprire nuovi posti che poi magari durante l'anno possono essere visitati con calma. Intanto caro Zanirato, qui c'è tanta bella musica perché la musica deve accompagnare sempre i cibi della tradizione del Friuli Venezia Giulia e poi ci sono anche gli amici di Radio Studio Nord che sono proprio in console, magari dopo andremo in console anche con loro. Adesso vi faccio fare una bella panoramica con l'amico Romano e andiamo nella zona bella per me, una zona dove io veramente mi commuovo ogni volta perché si sta facendo il taglio del prosciutto di San Agnele con una affettatrice veramente pazzesca. Non è una Berkel questa, è un'altra affettatrice, un'altra eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Tu chi sei? Io sono Karin Snydero e assieme a mio papà e mio fratello costruisco affettatrici artigianali fatte a mano, tutti pezzi unici che vengono esportati in tutto il mondo. Complimenti, anche perché qua si taglia il prosciuttino che tra l'altro è veramente un'eccellenza che ci viene invidiata in tutto il mondo. Certo, è certo, su queste affettatrici ci tagliamo il crudo di San Daniele specialmente, poi si possono affettare anche altri salumi, ma la nostra specialità è quella di tagliarli veramente molto sottili e quindi si apprezza il gusto del salume in tutto. In questo momento che tipo di prosciutto di San Daniele sta affettando? Io sto affettando un crudo di Prolongo, un prosciutto artigianale, io sono FVG e quindi eccellenza del Friuli. Visto che lei è cintura nera di taglio, ci dia un consiglio per tagliare il prosciutto a casa se non possediamo un attrezzo simile? Allora, il prosciutto innanzitutto deve essere ben stagionato, freddo, di frigo e ovviamente bisogna avere una affettatrice molto affilata per tagliarlo il più sottile possibile, quindi più sottile è, più si riesce a gustare il prosciutto. Complimenti, buon Friuli Doc. Allora, Zanirato, noi rimaniamo ancora pochi minuti qua perché dopo gireremo tutte le piazze di Udine, tra poco saliremo anche in console, a voi studio.
grazie per questa intro del nostro Poma e iniziamo anche noi a sentire un po' la fame, Melchior, perché mi diceva poco fa voleva essere lì anche lei a assaggiare, lei di cosce se ne intende perché è uno dei principali produttori del Friuli per quanto riguarda questo settore. Sì, adesso veramente mi è venuta l'acquolina alla gola a non essere in quello stand lì. Sono veramente fiero di vedere queste immagini, vedere, ho conosciuto quella ragazza che hanno questi nuovi macchinari qua e sono veramente felice. Crudo di San Daniele assieme al montage e alle tantissime altre eccellenze che potrete degustare in queste giornate tra i vari stand presenti nelle strade e nelle piazze con le Proloco del Friuli protagoniste. Tra poco dovremo andare anche con Alice Mattelloni in Piazza Libertà, dove in questo caso sta per partire l'evento musicale della serata, una gran gala tra musica e danza, e poi naturalmente tantissime altre iniziative in queste giornate le racconteremo assieme. Ma facciamo un passo indietro, perché la madrina di questa 29esima edizione di Friuli Doc è stata Giannola Nonino, un emblema del Friuli, dei prodotti friulani che hanno sconfinato nel resto del mondo e che si è detta molto emozionata di rappresentare il Friuli quest'oggi dal palco di Piazza Libertà. Allora ascoltiamo l'intervista che abbiamo raccolto questo pomeriggio. Giannola Nonino è pronta in bianco nero. Prontissimo! Prontissima. Vestita in bianco nero per questo taglio del naso. Sì, così porta bene anche all'Udinese. Ma lei se la ricorda la prima edizione di Friuli Doc? Sì, è sempre stata una cosa, me la ricordo un po', sono un trentottina. So però che è un evento bello, soprattutto che attira persone anche da fuori, in particolare anche austriaci, che ci stimano tanto, tanto, tanto. E sono contenta, ecco, sono emozionata e la voglio dedicare al mio papà che mi ha insegnato ad amare in una maniera splendida il mio Friuli. Il Friuli e i suoi prodotti, la grappa è uno di questi, ce n'è tantissimi. Beh, davvero nella nostra terra. Quando nel 1973, se lei pensa fino agli anni 80 e anche dopo per un periodo, primi anni 80, marzo dell'81, 82, hanno fatto l'inaugurazione della prima enoteca italiana ICE a New York, sante di une madonne, quando mi chiedevano di dov'è, del Friuli, mi dicevano ma dov'è il Friuli, dovevi dire a 100 km da Venezia, che non sai che mi piacesse tanto, adesso guarda sono tanto contenta, noi giriamo, mie figlie in particolare, il mondo intero e ci vogliono tanto bene, ci stimano tanto, sì. Classica verve, Giannola Nonino non le manda a dire, tra l'altro dal palco ha lanciato un messaggio molto chiaro alle istituzioni della regione, continuare a potenziare la promozione dei nostri prodotti all'estero perché è fondamentale per aumentare l'export e per elevare dunque la riconoscibilità dei prodotti friulani. A tal proposito hanno risposto a stretto giro di posta sia il governatore Fedriga sia l'assessore Sergio Midiobini, e allora ascoltiamo anche le loro voci raccolte, sempre questo pomeriggio. Il Friuli Doc presenta e sponsorizza le eccellenze della nostra regione e poi devo dire in un connubio importantissimo, c'è il legame tra enogastronomia e territorio. Noi, pensate che il marchio Sono Friulenza Giulia nasce proprio dall'enogastronomia, perché i nostri prodotti di eccellenza che girano per il mondo devono essere collegati a un territorio di eccellenza che è la nostra regione. E per questo dopo si è evoluto nella promozione del territorio, della cultura ed altro, ma nasce proprio dall'enogastronomia. E Friuli Doc penso che ne rappresenti in modo magnifico lo spirito. Lo sto chiedendo un po' a tutti gli ospiti che intervisto questa sera. Presidente, lei da dove inizierebbe il suo giro? Da quale stand? No, ma in realtà la cosa bella è che c'è una composizione di differenze, che è la nostra regione, una composizione di differenze, di specificità, che è qualcosa di straordinario. Poi se devo chiedere qual è il mio piatto preferito, io vado sul frico tutta la vita, però ci sono tantissime altre cose buonissime. La sfida di promuovere i nostri prodotti anche all'estero, cosa c'è in programma? Beh, devo dire che già da 5 anni e qualche mese a sta parte abbiamo spinto sull'acceleratore in maniera importante per quanto riguarda la promozione del Friuli Venezia Giulia. Io sono Friuli Venezia Giulia, è un brand che stiamo vendendo in ogni latitudine, perché siamo consapevoli delle grandissime ricchezze, della bellezza della nostra regione. Quindi la regione ci sta mettendo il suo, ma io devo ringraziare anche tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, si sta impegnando per crescere ulteriormente. E per ora
incrociamo le dita, i numeri ci stanno dando ragione. La regione è presente qui a Friuli Doc con due aree molto importanti, i prodotti a marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia in piazza San Giacomo, poi c'è lo stand in piazza Primo Maggio, una bellissima realtà, è una vetrina bellissima questa di Friuli Doc. Noi abbiamo voluto calare l'asso quest'anno in piazza Primo Maggio, appunto abbiamo fatto questo stand di promoturismo dove andiamo a promuovere, a far gustare e anche degustare tutte le eccellenze enogastronomiche, uno stand di oltre 700 metri quadri che, come dire, mette in bella luce, in bella mostra il Friuli Venezia Giulia. Un'ultima domanda, assessore, guardando appunto l'autunno, c'è qualche missione all'orizzonte particolare? Stiamo già lavorando per le missioni all'estero, in altri paesi, oltreoceano, insomma si sta lavorando per far promuovere davvero in maniera importante la nostra regione. Dunque avete ascoltato le voci delle istituzioni, siamo pronti ora a tornare live dalle piazze della città con Alice Mattelloni, andiamo a raccontare quello che sta per accadere in Piazza Libertà. Alice, buonasera. Buonasera Davide, ben trovato. Noi ci troviamo per l'appunto in Piazza Libertà, dove è già iniziato il primo degli spettacoli serali di questa edizione di Friuli Doc. Lo spettacolo di questa sera vede protagonista una scuola che appunto è un'eccellenza del territorio, ovvero la Broadway Dance. Anche quest'anno, perché anche lo scorso anno la Broadway Dance è stata protagonista della scorsa edizione di Friuli Doc, Piazza Libertà ospita questo spettacolo. La Broadway Dance quest'anno compie 35 anni di attività e 70 ballerini saranno appunto sul palco sotto la direzione artistica di Francesca Pravisani. Noi adesso cercheremo di andare nel dietro le quinte per portarvi qualche voce, c'è tanta emozione, c'è tanto entusiasmo, siamo già andati a sentire qualche appunto commento, qualche emozione prima di iniziare, però anche se non è la prima volta in questa edizione, in questa nuova edizione appunto di Friuli Doc, l'entusiasmo è come se fosse la prima volta. Si parla di eccellenze del territorio non solo dal punto di vista enogastronomico, ma in questo caso anche per quanto riguarda musica, danza e arti, perché si tratta di una scuola che forma ballerini per quanto riguarda i migliori teatri italiani, dal Teatro della Scala al Teatro dell'Opera di Roma, e quindi tra pochissimo vi porteremo tutte le voci della serata. Davide, a te. Grazie, grazie Alice. E dalla musica lirica classica di Piazza Libertà alla dance, alla techno del tendone di Promoturismo FVG, Poma, sei salito in console. Caro David, siamo saliti in console, io e il grande Romano, qui con Pietro Berti, che tu conosci benissimo, tanta bella musica, anche perché questa sera ci sarà anche uno special guest qui. Assolutamente sì, ciao a tutti, c'è Christian Marchi, un'eccellenza a livello nazionale, ma qua in Friuli Venezia Giulia abbiamo ballato tantissimo le sue canzoni, quindi un'eccellenza nazionale che viene a fare il guest all'interno di Friuli Doc 2023. Anche perché non esiste cibo senza musica, non esiste musica senza cibo. Esatto, e soprattutto ci vuole anche qualcosa da bere. Qua abbiamo delle eccellenze straordinarie, abbiamo la birra artigianale, abbiamo il gin tonic Friuli Venezia Giulia, abbiamo ovviamente i rossi dal Merlota al Refosso dal Peduncolo Rosso, insomma tante cose buone da bere e da mangiare e da ascoltare. Senti, ma dimmi la verità, te l'hanno già chiesto una bella sigla per Io Sono Friuli Venezia Giulia? Una bella sigla non me l'hanno ancora chiesta, perché sai, questa sera essendo la prima serata abbiamo pensato un po' alle inaugurazioni, abbiamo pensato a questo aperitivo un po' lungo, ma questo è il primo dei quattro giorni, quindi abbiamo domani, poi c'è sabato e poi tutta domenica, abbiamo quattro giorni straordinari, quindi avremo tempo. E allora, caro Zanirato, abbiamo tempo e tra poco andremo in un'altra bella piazza di Udine per raccontarvi questa 29esima edizione del Friuli Doc. A voi studio. Grazie, grazie. Naturalmente solo la prima delle quattro sere con tanti DJ che si alterneranno alla console in questi spazi di Promoturismo FVG, ma dal profano al sacro torniamo con il presidente Melchior sul tema dedicato appunto alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Abbiamo ascoltato prima nelle parole del governatore Fedriga, dell'assessore Bini, l'importanza di continuare a sostenere i nostri prodotti e Coldiretti in questo caso è in prima linea, e domani tra l'altro ci sarà una grande iniziativa che ogni anno estrae dal cilindro delle storie davvero stupende di piccoli giovani agricoltori che con inventiva, passione vanno a lanciare dei prodotti stupefacenti e innovativi, possiamo dire.
Questo concorso è arrivato alla sua 17ª edizione. Gli Oscar Green, ricordiamo. Gli Oscar Green, giusto. Oscar Green nati da Giovani Impresa, Coldiretti Giovani Impresa, cui sono tutte aziende giovani, under 40, che questo concorso si divide su 6 categorie più o meno. Sono la campagna amica, abbiamo il territorio, abbiamo la digitalizzazione, abbiamo la sostenibilità, e queste categorie abbiamo ogni anno gente, questi ragazzi giovani che si buttano proprio con idee nuove, fantastiche. Poi da qui abbiamo l'Oscar Green nazionale, che è il nostro concorso. Una sfida nella sfida. Beh, certamente. Io non posso dire, non posso dare anticipazione, perché domani per tutti deve essere una sorpresa, però ci sono delle innovazioni veramente, veramente belle. E tra chi sarà il vincitore poi avrà delle possibilità in più, e c'è anche questo poi il discorso del concorso nazionale, ecco. Abbiamo visto proprio anche nelle immagini gli spazi della Coldiretti, dove oggi si è partiti anche con delle degustazioni, degli assaggi guidati per far capire anche al consumatore che cosa mangia, da dove arriva, che è fondamentale. Ecco, la cosa bella di questo Friuli Doc è il cibo, è la consapevolezza di quello che mangiamo. Coldiretti si è sempre battuta per far conoscere il proprio prodotto, far conoscere le proprie aziende al nostro consumatore, cosa che non avviene sugli altri settori. Quello che vogliamo noi è trasparenza, quello che vogliamo noi è far conoscere il nostro prodotto, far conoscere quello che fanno alle nostre aziende zootecniche, le nostre aziende che anche le più piccoline con gli orti. Abbiamo il nostro mercato di campagna amica, che il lunedì su Viale Tricesimo è aperto il mercoledì e il sabato, dove ci sono le aziende che ci mettono la faccia, vendono il loro prodotto, si confrontano con il consumatore. E questa è la nostra politica, far conoscere. Da noi c'è solo una cosa che conta: credibilità, tracciabilità e chilometri zero. Noi ci mettiamo la faccia, noi siamo qui e vogliamo far conoscere al consumatore tutti i nostri prodotti. E come non farlo in questa kermesse, che sarebbe questa festa, come l'ha definita oggi il nostro sindaco di Udine, una festa popolare. E noi dobbiamo far conoscere che il cibo viene dal mondo agricolo, poi viene trasformato con le nostre idee, con le nostre innovazioni e con la nostra rusticità, che viene dal passato. Tra poco ci torneremo, Melchior, anche perché ha delle novità importanti su uno dei settori principi dell'enogastronomia, della produzione del settore primario friulano, ovvero il prosciutto, che ci porterà delle novità importanti, dicevamo, le andremo a raccontare tra poco. Ma cibo che è pace per la pancia e per il gusto, e la musica invece pace per la mente. Dalla musica di Piazza Libertà, Alice Matteloni è pronta a tornare a raccontarci quello che sta accadendo nell'evento, nel Gran Gala di stasera. Eh sì, Davide, con la musica di sottofondo che sicuramente sentirete, stiamo cercando di portarvi le voci di questa serata. Tra le voci c'è anche quella di Federico Pirone, che siamo riusciti a intercettare per parlare chiaramente di tutti quelli che sono gli spettacoli per quanto riguarda l'intrattenimento, ma anche per quanto riguarda la cultura. E l'intrattenimento in questa edizione di Friuli Doc si conferma essere un intrattenimento per tutti, Federico. Il profilo di questa festa è quello di una festa popolare, una festa per tutti. L'atmosfera che si respira in questa città in questi giorni è davvero unica. Noi vogliamo una città che sia inclusiva, ma allo stesso tempo riesca a valorizzare la propria eccellenza, le proprie eccellenze. Di questo siamo molto contenti e ringraziamo tutti coloro, partner istituzionali, volontari, soggetti di vario tipo che partecipano a questo grande cammino comune. Ecco, Friuli Doc è anche l'occasione per scoprire, riscoprire la città in quelle che sono le sue bellezze, in quello che è il suo patrimonio culturale. È un'occasione, spesso ce lo dimentichiamo, no? La viviamo costantemente, però ci dimentichiamo di quanto ci sia in questa città. Sì, Udine ha la fortuna di essere una città che è stata attraversata da
da una storia significativa, una storia di incroci, da una storia di passaggi che hanno lasciato il segno nelle proprie, nelle vie, nelle piazze. Pensate soltanto al fatto che in Castello è il colle artificiale più antico d'Europa. Solo questo, da un certo punto di vista, mette i brividi. Quindi l'invito, insomma, a stare nello spazio pubblico, anche quello di accorgersi di quanto Udine sia una città di valore, non a caso meta turistica, cresciuta in questi anni. Quindi godersi l'enogastronomia, eccellenza del territorio, ma godersi anche quelli che sono gli spazi di una città splendida dal punto di vista culturale. Sì, un invito a prendersi cura di questa città. Se abbiamo la fortuna di essere in un territorio che esprime la più alta biodiversità in Italia e in Europa, è tutto questo, insomma, dobbiamo essere orgogliosi, ma allo stesso tempo anche sentirci in qualche modo protagonisti nel tutelare, nel preservare, nel promuovere questo aspetto. Assolutamente, una grande responsabilità chiaramente di tutti noi cittadini, importante da questo punto di vista. Allora, grazie mille a Federico Pirone, io Davide ti restituisco la linea, adesso ti porterò qualche altra voce in studio. Magari Alice, provate ad avvicinarvi anche al palco per mostrare dunque l'esibizione in corso in Piazza Libertà. Noi torneremo tra pochissimo per continuare a raccontarvi questa festa. Citava prima il presidente Melchior le parole rilasciate oggi durante il suo intervento dal palco dal sindaco Alberto Felice De Toni. Per lui una prima oggi, la prima da primo cittadino, scusate il gioco di parole, per questo Friuli Doc. Ascoltiamo il sindaco. Sindaco, com'è Friuli Doc con la fascia tricolore? Si vive in modo diverso? Beh sì, è ancora più bella, più emozionante. Oggi abbiamo avuto il presidente Federica, abbiamo avuto l'assessore Bini, c'è stato il vice sindaco che ringrazio perché ha fatto un lavoro enorme, lui è il delegato ai grandi eventi, tra cui Friuli Doc. E poi abbiamo avuto una madrina d'eccezione che è stata appunto la Nonino, che voglio ricordarlo, 25 anni fa partirono con un premio che metteva insieme cultura, qualità in questo caso della grappa friulana e anche identità friulana, cioè valori territoriali, enogastronomia e cultura. È stata un'intenzione geniale e io credo che mettere insieme enogastronomia, cultura e turismo sia una grande intuizione. E vogliamo fare del Friuli e di questa città che la rappresenta una capitale europea del cibo, della cultura e del turismo. Ha ricordato la presenza dei vertici regionali, è stata l'occasione per rilanciare qualche progetto per la Udine del futuro? Ma a noi piacerebbe porre Udine appunto come una capitale europea della cultura e del cibo. Mettere insieme appunto il cibo, la cultura e il turismo credo che sia una grande vocazione territoriale. Dobbiamo farlo insieme con la regione perché la regione ha le risorse, noi abbiamo la tradizione, sono convinto che siamo nella direzione giusta. È tutto pronto a Udine, tutto perfetto sindaco per 4 giorni di festa, c'è qualche appello da fare ai cittadini? Diciamo, quando l'allievo è pronto arriva il maestro, noi siamo pronti. E queste dunque le parole del sindaco De Toni. Melchior, dunque l'importanza anche di saper coniugare, mettere assieme mondi diversi per un'immagine condivisa, seppur eterogenea, di un Friuli che su molti fronti è avanti a tantissime altre regioni d'Italia. Sì, dobbiamo ricordare un attimino ai nostri telespettatori che la regione Friuli Venezia Giulia è un fiore all'occhiello a livello italiano. Come prodotti ego-gastronomici, come prodotti zootecnici, i nostri formaggi, il nostro prosciutto di San Daniele, sono dei fiori all'occhiello che noi dobbiamo saper valorizzare. Le parole del sindaco sono in linea d'onda con noi, quello che la regione deve fare per poter spingere ancora di più e far conoscere al turismo e al turista che viene qua a conoscere i nostri luoghi, quelli che sono le nostre eccellenze. Noi, io che vengo dal mondo dei suini, per il mondo suinicolo, abbiamo il consorzio di San Daniele, come c'è qui in Friuli, però c'è anche il consorzio di Parma, che sono degli enti che alla fine sono dei promotori
Del nostro Made in Italy in giro per il mondo, che lo fanno anche assieme alle Camere di Commercio del territorio. Dobbiamo ricordare che questo lavoro è molto importante per far conoscere le nostre produzioni, sono produzioni che sono di nicchia. Queste produzioni hanno anche durante, diciamo, il loro consueto lavoro di giornaliero delle difficoltà. Voglio raccontare questa, io che vengo dal mondo dei suini, a oggi, dal 4 di settembre, si sono riunificati due consorzi, Parma San Daniele, cosa che dal 2007 non potevamo noi friulani portare le nostre cosce dei nostri suini sul circuito di Parma. Dopo aver fatto un grande lavoro come consorzi, come allevatori, assieme alle aziende sanitarie, assieme al Ministero, agli assessori, siamo riusciti oggi a portare a casa un risultato che premierà sicuramente le nostre aziende zootecniche. È una notizia molto importante quella che ci dà, perché sappiamo nel passato quanto appunto si sia fatta difficoltà nel rapporto tra gli allevatori e poi chi trasforma alla fine quello che troviamo sulle nostre tavole. Ecco, questa è un'ulteriore opportunità per il mondo suinicolo del Friuli. Sì, è un'opportunità che permette a tutti di poter valorizzare quello che è il nostro prodotto. Teniamo conto che il prosciutto di San Daniele è una nicchia, diciamo che possiamo dire che la prima scelta è il prosciutto di San Daniele, quello che viene riconosciuto a livello mondiale. Oggi ci permette con i nostri suini, le nostre cosce, di ritornare nel circuito di Parma, dove quando sono nati i nostri consorzi nei lontani anni 90 erano nati con l'intento di stare insieme. Poi purtroppo delle vicende, purtroppo tra virgolette burocratiche, non ci hanno permesso questo, però oggi, dopo un grande lavoro fatto da tutti, si riparte. Torniamo live sulle piazze della città di Udine con questa doppia finestra. Da un lato vediamo le immagini dello spettacolo in corso, il Gran Galà in Piazza Libertà, e il nostro Poma invece ci aspetta in Piazza San Giacomo con un ospite. Buonasera. Stiamo perfezionando il collegamento audio, eccolo qua, dovrebbe sentirci. Ancora qualche istante per recuperare l'audio col nostro Poma in Piazza San Giacomo. Nel frattempo proviamo ad ascoltare anche un po' quello che sta accadendo in Piazza Libertà con questa esibizione. Allora, musica per giovani in Piazza Libertà, c'è questa alternanza di ritmi, di suoni per accontentare un po' tutti i gusti, ed è quello anche uno degli obiettivi di Friuli Doc attraverso le tantissime iniziative, anche domani, dalle degustazioni agli spettacoli, agli eventi culturali, alla valorizzazione delle tradizioni friulane. Noi con le nostre telecamere anche domani continueremo a seguire questi eventi con i nostri appuntamenti durante i TG alle 12, alle 19 con i nostri inviati sempre in centro città. Tornando invece alle altre potenzialità del nostro territorio, abbiamo parlato degli agricoltori, delle loro eccellenze, ci sono anche gli artigiani particolari, i mastri birrai, che stanno avendo un successo che sta oltrepassando i confini del Friuli Venezia Giulia. Li potete trovare in via Mercato Vecchio.
Via Mercato Vecchio sta per iniziare un evento degustazione di birra artigianale organizzato da Confartigianato Imprese Udine, sold out. Assolutamente sì, sia quello di questa sera sia quello di domani sera sono sold out perché abbiamo la possibilità di fargli assaggiare dei prodotti che sono delle eccellenze della nostra regione. C'è un grande interesse nei confronti delle birre artigianali, dovete svilupparsi sempre di più continuativamente? Assolutamente, cresce il numero dei birrifici che sono, nascono per passione di tanti artigiani e cresce tanto l'interesse di chi degusta questi prodotti, che scopre dei prodotti raffinati, molto diversi, molto particolari. Gli iscritti questa sera sono prevalentemente del Friuli Venezia Giulia o provengono anche da altre parti? Sono quasi tutti del Friuli, c'è qualcuno che viene da fuori, domani lo scopriremo, non mi ricordo, ma insomma c'è un interesse molto diffuso per la birra, ovunque lo proponiamo si riempie subito. Quali sono alcuni dei prossimi appuntamenti organizzati da Confartigianato? Abbiamo alcuni laboratori per bambini di ceramica, di mosaico, di pittura, abbiamo ancora qualche posto, quasi tutti sold out, abbiamo ancora qualche posto per un laboratorio di legatoria che facciamo sabato mattina alle 10. Presidente Melchior, insomma anche questa delle birre artigianali è una bellissima storia friulana, un numero di produttori in crescita e questa collaborazione che va oltre le categorie, perché sappiamo che per produrre la birra poi ci servite anche voi. Ci serve anche l'orzo, serve un orzo particolare per poter fare una grande birra. Le nostre aziende sono già da qualche anno che hanno iniziato la coltivazione di nuove varietà per poter fare questo tipo di fermentazione, perché serve un orzo un po' particolare con delle coltivazioni che poi alla fine sono anche tra virgolette biologiche, dobbiamo tener conto di questo perché l'agricoltura friulana punta anche all'innovazione, innovazione non significa solo tecnologia ma significa anche utilizzo meno di fitofarmaci, utilizzo meno anche nelle aziende agricole zootecniche di antibiotici, per cui anche per fare una birra oggi serve avere un prodotto sano, pulito, che permetta di fare questo tipo di prodotto. Oltre a questo noi abbiamo questa sera anche la degustazione dell'olio d'oliva. Altra grande peculiarità che è stata scoperta negli ultimi anni. Sì, perché un po' con il cambiamento anche tra virgolette climatico questo è avvenuto. Poi, come dicevo prima, questi giovani se le inventano tutte alla fine. Cercano, vogliono scoprire nuove coltivazioni. Quello dell'olio d'oliva con l'ulivo sta prendendo corpo e oggi, questa sera, avevamo la degustazione di nuovi prodotti. Tutta esaurita, anche quella. Come anche quello, poi avremo anche nei prossimi giorni, tra sabato e domenica, la degustazione di nuovi vini di vigneti autoctoni, vigneti anche resistenti. Questo cosa significa? Ecco, sul vino ti fermo, Presidente, perché ci torneremo tra poco. C'è il nostro Poma che ci aspetta in Piazza San Giacomo. Dovremmo aver ripristinato il collegamento audio. Dunque andiamo a raccontare anche quello che sta accadendo nel salotto buono della città. Non hanno messo pioggia, no, in questi giorni, vero? Vai. Ed eccoci qua, detto bene caro Zanirato, qua siamo nel salotto più bello del Friuli Venezia Giulia, direi anche d'Italia. Siamo in Piazza San Giacomo, sono qui con l'amico Michele per questa prima giornata della 29esima edizione del Friuli-Doc. Un Friuli-Doc che è partito veramente alla grande, poi il clima ci sta sostenendo. Bellissimo, bellissimo. Dicono che questo fine settimana non pioverà, a differenza di quelle che sono state le stagioni passate, che ha anche destabilizzato un po' l'andamento della manifestazione stessa. Ho fatto un giro per Udine e mi sono trovato a passare di qua e ti ho incontrato. Buonasera di nuovo, ti saluto. E niente, stasera tutto perfetto, tutto molto, come si dice, sobrio ancora, perché sappiamo che nel fine settimana c'è un po' di eccedenza verso un po' di qualche avventore in più, ecco. Questa sera bellissimo, temperatura di nuovo perfetta. C'è molta gente, ci si sta divertendo tutti. Sì, c'è. Ha già degustato qualche piatto tipico? Non ancora. Stasera sono uscito, ho finito di lavorare, ho deciso di fare un giro senza impegno, vedrò se incontrerò qualcuno. Comunque nel fine settimana
le solite, chiamiamole anche prelibatezze, che gli anni passati degustavo, sicuramente andrò a degustarle. Se ci rincontriamo ti dirò come sono. Complimenti, magari se ci incontriamo glielo dirò anch'io, anche perché continuo adesso il mio giro. Caro Michele, è stato un piacere. Allora, caro Zanirato, noi piano piano continuiamo il nostro giro alla scoperta di Udine, alla scoperta di questo Free Doc. Intanto, come si diceva prima, siamo nel salotto più bello di questo Friuli Venezia Giulia. Io veramente definisco questa piazza la piazza più bella d'Italia, perché è una piazza veramente fantastica, molto molto bella, c'è molta molta gente e tanta ne arriverà anche domani e dopodomani. E comunque noi continuiamo il nostro giro insieme a Romano e intanto vi do la palla, a voi studio. Sì, grazie Alessandro. Ricordiamo proprio che tra l'altro in piazza San Giacomo, l'abbiamo raccontato anche prima, ci sono queste casette che raccontano altre realtà di Udine e del Friuli, con il consorzio AgriFood che anche in questo caso raccoglie tantissimi produttori di qualità di nicchia. La nostra Alice Mattelloni invece in piazza Libertà si è fatta avvicinare da un rappresentante del mondo della danza. Di chi si tratta, Alice? Una coppia piena di energia. Davide, eccomi qua, non so se mi senti perché io non ti sto sentendo benissimo, però cerco insomma di raccontarti quello che sta succedendo, perché lo spettacolo sta andando avanti, ma soprattutto cerco di portarti le voci insomma più importanti di questa serata. E lo dobbiamo dire perché ho cercato di portarti davanti alla telecamera la direttrice artistica Francesca Pravisani, che però è impegnatissima nel dietro le quinte. Si è concesso Andrea, ha detto Chuck, lo diciamo, esatto, giusto? Esatto. Che è insegnante della Broadway, però poi vi racconterò, perché ti dico che ho portato un volto importante davanti alla telecamera. Innanzitutto Andrea, Venanzi quando ha parlato sul palco ha parlato di eccellenze di Friuli Doc, non solo dal punto di vista enogastronomico ma anche per quanto riguarda la musica, la danza, lo spettacolo nella nostra regione, ed effettivamente la Broadway è un'eccellenza e questo lo testimoniano i tanti risultati che ha portato a casa. Quello sicuramente, il nostro obiettivo è sempre quello di dare il massimo ai ragazzi, trasmettere quello che possiamo trasmettere, insegnarli il più possibile e poi portarli sul palco proprio per dare il massimo e poterli far riesprimere, perché poi la danza è un'arte ma è anche un tipologia di espressione, quindi il poter comunicare con se stessi un movimento, un'emozione, e ovviamente la scuola ha questi grandi successi, sì. E questa scuola chiaramente punta a portare poi questi ragazzi, questi ballerini, nei palchi più importanti d'Italia. Quello sicuramente, uno degli obiettivi che abbiamo noi insegnanti, la direttrice Francesca, anche gli allievi, è quello di partecipare a concorsi, manifestazioni, rassegne, anche su palchi importanti. Spesso cerchiamo di portare il più possibile gli artisti, chiamiamoli artisti, perché le volte sono anche artisti migliori. Che poi diciamocelo, siete abituati ai palchi importanti, perché anche in questo caso insomma aprire la rassegna di quelli che sono gli spettacoli serali di Friuli Doc è un momento importante per quanto riguarda la nostra città. Lo è stato quest'anno, lo è stato lo scorso anno, però un pochino di emozione c'è sempre. Come la vivete? Allora, l'emozione c'è sempre, qualsiasi sia il palco, da palchi importantissimi a quello, passano i termini, delle sagre, c'è sempre un'emozione, perché poi hai gente che ti conosce, gente che non conosce, a volte ti metti in gioco, quindi soprattutto cerchi di comunicare un qualcosa che magari subito la gente non capisce, e quindi è sempre un azzardo, è un'emozione molto importante, quello sì. Perché ti dicevo, Davide, che Andrea è un volto importante? Perché insomma, in palchi prestigiosi e in studi prestigiosi si è esibito spesso. Ci vuoi raccontare solo qualcosa di quanto hai fatto? Diciamo che la mia fortuna è quella che in passato ho partecipato a alcuni programmi come X Factor, The Voice, Amici come professionista. Ho avuto questa fortuna, però sia quei palchi che questo è sempre un'emozione unica. L'artista vive di emozioni, quindi emozionarsi è il nostro sangue. Allora senti, in bocca al lupo per i programmi futuri, perché so che ne avrete tantissime. In bocca al lupo per i prossimi spettacoli, Davide, lo lasciamo scappare perché ha i gruppi delle ragazze che deve seguire per le prossime esibizioni, per cui buona serata e in bocca al lupo ancora. Grazie Andrea. Davide, a te. Noi adesso ci spostiamo da Piazza Libertà, ci sposteremo in altre piazze, cercheremo di salire in castello per portarvi anche le voci di quelli che sono gli stand e raccontarvi l'atmosfera che si sta vivendo in questa prima serata di Friuli Doc.
Grazie, grazie ad Alice. Aspettiamo dunque di andare a raccontare anche le proloco del Friuli Collinare, molto, sempre molto apprezzate proprio sul piazzale del Castello, lì è il loro quartiere generale con tantissime prelibatezze. A proposito di prodotti del territorio, col nostro Luca Ursig, presidente Melchior, oggi siamo andati un po' per gli stand anche per capire cosa andare a vedere, ad assaggiare. Andiamo dunque con il nostro contributo per questo Friuli Doc degli espositori. È scattato il countdown ufficiale in vista del taglio del nastro della 29esima edizione di Friuli Doc. Come stanno proseguendo i preparativi e le aspettative anche per questa 29esima edizione? Bene, molto bene, siamo pronti per stasera alle 5:30, finalmente apriremo anche noi le porte di nuovo. È 20 anni che siamo ormai in questa piazza. Quest'anno abbiamo anche una nuova entrata, abbiamo anche la nostra ultima birra, la nostra birra Poan, birra alle fave di cacao di Sauris. Ci aspettiamo sicuramente tanta gente, tanta felicità, tanta festa, come anche gli anni scorsi. Le aspettative sono molto alte, anche perché sembra ci sia il bel tempo, e quindi noi siamo molto felici di essere qui in Piazza 20 Settembre come da molti anni. Noi promuoviamo il nostro territorio di Attimis con la sua caratteristica, che sono le fragole e i lamponi. E non solo, quest'anno le novità sono che portiamo anche gli gnocchi al ragù di salsiccia, gli gnocchi al montasio, e abbiamo fatto un panino hamburger di salsiccia cipolla e con una salsa mostarda di fragole e lamponi. Sicuramente bene, perché siamo baciati dal sole, forse anche troppo per il tipo di kermesse, nel senso che se fosse un po' più avanti la stagione sarebbe meglio, nel senso che ancora si può dire estate piena, per cui manca il giorno in favore della sera a livello di afflusso. Negli ultimi anni abbiamo avuto questa esperienza qua. Per i preparativi noi ci stiamo attrezzando per il meglio e sicuramente per affrontarlo bene come leoni la sera. Il giorno, non lo so, sarà un'incognita, perché se fa tanto bello con le scuole ancora chiuse, la gente al mare di giorno. Si prosegue nell'allestimento della casetta in Piazza San Giacomo, nel cuore di Udine. Voi cosa proporrete? Noi siamo al laboratorio del dolce di Pagnacco, proporremo le nostre specialità, il panettone proprio con le pere candite di nostra produzione, special edition per Friuli Doc, e tutti i nostri lievitati, quindi dalla torta delle rose, torte da forno, crostate con marmellate di nostra produzione, vi aspettiamo numerosi. Non c'è ancora stato il via ufficiale alla 29esima edizione di Friuli Doc, ma alcune bancarelle sono già aperte e lei sta osservando attentamente. Quali le aspettative? Sicuramente di un bel weekend ricco di manifestazioni e anche cose locali da degustare, fa piacere. Quindi noi in anteprima vogliamo scoprire già che cosa si può gustare. Quindi lei è intenzionata a vivere tutti e quattro i giorni? Perché no? Se ce la faccio, sì. Ma io verrò una sera a mangiare qualcosa con gli amici, in particolare l'anno scorso abbiamo provato a mangiare gli gnocchi con lo spaghettisauri se ci sono piaciuti, quindi credo che ripeteremo l'esperienza. Sarà comunque un'ottima esperienza da replicare anche per degustare i vari prodotti friulani e per godersi comunque una bella serata tra amici e famiglia. C'è uno stand in particolare che ricercherai dopo l'esperienza dello scorso anno? Lo stand dove abbiamo assaggiato gli gnocchi, ma ci sono anche altri prodotti friulani, quindi anche un ottimo modo per entrare proprio nel vivo della cultura udinese e friulana. E queste erano le voci raccolte oggi attorno all'ora di pranzo, mentre fervevano i preparativi. La stessa piazza che abbiamo visto poco fa, che era spoglia di gente, si stavano finendo di completare gli allestimenti, è piena, pienissima, ed è dove si trova il POMA, che ci porta a scoprire, lo leggo dalla scritta, dall'insegna alle tue spalle, un'altra particolarità del nostro Friuli, del Collinare in particolare. Esattamente, Stanislao, perché lentamente mi sono spostato, sempre in Piazza San Giacomo, sono venuto qui a vedere il bellissimo villaggio di Io sono Friuli Venezia Giulia, siamo qua con gli amici delle chiocciole di Coloredo, io sono che lumaca, e qui abbiamo un grandissimo ambasciatore del nostro territorio, perché le lumache dovete sapere che sono proteiche e mi sono state consigliate per la mia dieta a zona. Sì, noi infatti, noi nasciamo 10 anni fa, abbiamo sempre pensato di lavorare creando un prodotto di qualità e nel pieno rispetto del benessere animale e nel pieno rispetto anche della sostenibilità ambientale. Siamo penso al 10° anno che siamo qui a Friuli Doc, siamo molto contenti di proporre i nostri prodotti, ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di più e stiamo cercando di legare sempre di più il nostro prodotto al territorio, tant'è che lo stiamo abbinando con i prodotti di altre aziende agricole, sempre di Coloredo di Montalbano in questo caso, perché noi veniamo da lì.
Come sta andando questa prima serata della 29esima edizione della Friuli Doc? Beh, Friuli Doc e Friuli Doc, c'è poco da dire. Le serate sono sempre belle, vanno sempre molto bene e il tempo ci sta dando una mano, il posto è fantastico. Complimenti. Allora, caro Zanidato, adesso ci sposteremo in Piazza Duomo. Intanto ci sono tante persone che sono qui. Intanto a voi studio. Romano, con le nostre telecamere mostriamo dunque la tanta gente che sta affollando il centro città di Udine. Dalle indicazioni che ci davano anche i nostri corrispondenti, le nostre struppe esterne, è stato davvero un giovedì col botto, tanta gente che non si vedeva da tantissimi anni, e anche favorita naturalmente dal bel tempo. E poi solitamente ricordiamo che il giovedì è la vera serata, quella degli udinesi, poi domani arriveranno un po' col venerdì con lo stop ai turni di lavoro anche da tutte le altre zone, e tutti andranno a cercare i loro stand preferiti. Si balla in castello, vediamo anche le immagini. Già molti ragazzi stanno scatenando sul piazzale del castello, dove dicevamo appunto si trovano le Pro Loco del Friuli Collinare. Col presidente Melchior abbiamo lasciato in sospeso la questione vino, perché naturalmente quando si mangia bene si vuole anche degustare un buon bicchiere, e su questo fronte ci accennava, c'è tutta quella nicchia di produttori che si stanno evolvendo nella ricerca proprio di un vino che rispetti al massimo l'ambiente, la natura. Sì, abbiamo ormai un settore vitivinicolo che è l'eccellenza a livello mondiale su questo. Abbiamo dei vini che sono veramente fantastici. Lo ricordava oggi all'inaugurazione la signora Nonino, con il suo cammino fatto da giovane quando ha aperto a New York, e con chi l'ha fatto anche insieme. Qui oggi c'è questa evoluzione, c'è la ricerca sempre di vitigni più resistenti alle malattie, per cui questo cosa comporta? Comporta meno trattamenti, molti vitigni stanno passando al biologico, con dei prodotti che devono essere sempre di alta qualità. Noi abbiamo la degustazione tra sabato e domenica di questi vitigni, di questi vini che sono un po' particolari, e diamo lo spazio a queste nuove innovazioni dei nostri giovani, che come in alcuni casi prendono un ramo dell'azienda che hanno ereditato dal padre, o assieme al padre continuano a coltivare l'uva, però si indirizzano verso altre frontiere, e questo per noi deve essere un esempio anche per negli altri settori. Tra l'altro una bellissima iniziativa che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, che unisce il mondo del vino al comparto turistico, è quella dell'esperienza di diventare vignaioli per un giorno, un'iniziativa lanciata da Promoturismo assieme al consorzio del Collio. È stato presentato dei Colli Orientali a Corno di Rosazzo, questa esperienza in piena sicurezza che porta dunque coloro i quali raggiungono la nostra regione per un'esperienza diversa anche a provare con le forbici in mano a vivere una giornata di vendemmia. Anche questo insomma può aiutare quel turismo d'esperienza che ormai va per la maggiore, che cerca di portare sempre più presenze sul territorio. Continuando anche nel racconto delle altre anime di Friuli Doc, non solo l'enogastronomia, non solo la musica, la cultura, ma anche la solidarietà, e in particolare abbiamo raccolto la testimonianza di una Pro Loco che lunedì sera organizzerà una cena solidale per le popolazioni colpite dalla violenta grandinata, e ne sanno qualcosa gli agricoltori nella zona del Medio Friuli, a Mortegliano in particolare, con una cena solidale, dicevamo, che servirà appunto per raccogliere dei fondi in favore di quella popolazione. Dalla Pro Loco di Zompicchia, un'iniziativa, un'idea a sostegno del territorio comunale di Mortegliano, pesantemente colpito dal maltempo in luglio, un'idea sostenuta dal comune di Udine. In che cosa consiste? Allora, è lunedì, al termine diciamo della manifestazione di Friuli Doc, in questo luogo, in Piazza Venerio, verrà offerta una pasta di solidarietà che consiste nella pasta alla salsiccia, la friulana, in onore del Friuli, e tutto l'incasso, completamente l'incasso, verrà devoluto alla casa di riposo tramite il comune di Mortegliano.
è stato aperto un conto che attraverso la piattaforma GoFundMe, è corretto? GoFundMe, sì, sì, correttissimo. E che non, sì, adesso il numero non importa, c'è comunque anche sul sito di Friuli Doc, insomma, indicato. Dappertutto, è dappertutto. E comunque in ogni caso anche la sera che si farà la cena, diciamo, chi vuole può lasciare qualcosa per aumentare, diciamo, il valore che andremo a offrire per questa calamità che ha subito Mortegliano. E visto che ci stiamo, al di là di questa iniziativa solidare, al di là dell'iniziativa che insomma estenderà un pochino, diciamo così, anche l'edizione Friuli Doc formalmente prevista tra questo giovedì e domenica, qui nel vostro stand cosa proporrete durante Friuli Doc? Allora, noi siamo abituati a far mangiare bene la gente, offriamo diciamo tutte pietanze tradizionalmente friulane, andiamo dal cinghiale alle tagliatelle al frico, che diciamo facciamo due qualità di frico alla zucca e con lo sclopit, che diciamo non è che si trovi dappertutto. Poi facciamo, come ho già detto, spezzatino di cinghiale, tagliatelle al sugo di cinghiale, l'orzotto e abbiamo anche la porchetta. Quindi è diciamo un ventaglio di offerte che aspettiamo la gente che si venga a visitare. E dunque anche questa è un'altra delle proloco del Friuli che è pronta a offrire queste prelibatezze ai tavoli, ai tanti tavoli presenti nelle piazze. E a proposito di piazze, continuiamo nel nostro racconto. Il nostro Poma ha galoppato fino in Piazza Duomo, dove c'è il cuore un po' della Carnia e di altre realtà del territorio. Dove ti trovi in particolare? Infatti è peccato, non mi resi al Friuli Doc, c'è più vergogna. Guarda, ti devo correggere, caro Sanitato, perché siamo in piazza 20 settembre. Siamo in un altro fantastico stand che vedo veramente pieno di gente. Ci sono dei profumi e dei sapori veramente incredibili, perché ho già degustato qualcosa. Ho trovato degli amici che adesso andrò a presentarvi. Qui siamo con gli amici delle Proloco, che ci stanno veramente facendo degustare dei piatti incredibili della tradizione. Lei come si chiama e di dov'è? Io mi chiamo Nadia e sono di Giovinazzo, provincia di Bari, Puglia. Cosa ci fa di bello a Udine? L'amore. L'amore l'ha portata a Udine? Sì. Quindi l'amore è qui alla mia sinistra. Sono io. Grazie. Gianluca, anch'io di Giovinazzo, da tanti anni a Udine. Quindi non è la sua prima edizione del Friuli Doc? Assolutamente. Sono un esperto. Quindi cosa possiamo dire di questa 29esima edizione, di questa prima giornata? È iniziata molto bene. Tanto bene, un bel giovedì, si sta bene, bellissima temperatura e Udine è tanto bella. Cosa avete mangiato di buono? Cosa avete degustato? Allora, io ho assaggiato gli gnocchi con il fronfonfon. No, quel formaggio di Frankfurt. Esatto. Con quello lì. Buonissimi. E poi il mio preferito, vinello, buonissimo. Che ho vinello è sempre buono. Che ho scoperto essere è solo bianco, che è il friulano. Il friulano è solo bianco. Non ci si può sbagliare. Non ci si può sbagliare su questo. Lei invece cosa ha degustato? Cosa ha degustato? Ho fatto un frico con un ottimo refosco. Il frico è sempre buono. Il frico è sempre buono. Con lo speck di Wolf, tanta roba. Cosa si aspetta per le prossime serate, per le prossime giornate? Tanto altro vino? Tanto altro vino. La carrozzeria, facciamo una panoramica anche sui tavoli. Mi saluti la Puglia, mi raccomando. Grazie. Anche perché qua l'appetito, vien guardando. Poi le Proloco sono veramente eccezionali. Faccio veramente i complimenti a tutte queste persone che praticamente ci fanno degustare i piatti della tradizione, perché in questi piatti c'è tanta storia e soprattutto tanta passione. Intanto stiamo inquadrando anche i sapori della Royale, c'è il coniglio in porchetta, patate ribis e blacks, e qui abbiamo altri amici, c'è anche Andrea, eccoci qua, all'ultimo Zanirato. Andrea, come stai? Tutto bene. Cosa hai degustato? Frico, ottimo. Me lo consigli? No, quello alle erbe è ancora meglio del classico. Naturalmente il frigo che lo accompagniamo con cosa? Con una buona bottiglia di friulano? Bastianic, sì. Naturalmente. Intanto mi è partito anche l'auricolare. Caro Zanirato. Allora, intanto vi do la parola, perché io adesso la parola la perderò, perché inizierò a mangiare qualcosa insieme a Romano. Intanto a voi studio, io... poi beviamo anche qualcosa. Vuole dire qualcosa in studio? Volevo salutare a casa. Se tutti. Comunque tutto bene, Friuli Doc è sereno. Sì, tutto bene. Buon divertimento a tutti. Mandi a tutti, mi raccomando, venite a trovarci, non ve ne pentirete.
passione, poi, ma portaci a scoprire anche il dietro le quinte, come stanno cucinando i vari addetti delle tantissime proloco. Le associazioni sono anche loro l'anima di questa festa. Nel frattempo che la nostra Alice Mattelloni ci attende in castello, sul piazzale del castello, per raccontarci altri piatti tipici che si potranno andare ad assaggiare, noi andiamo a raccontare poi chi c'è dietro le quinte in un altro fronte, quello della sicurezza. Sappiamo che in queste giornate, con tantissima gente in giro per la città, importantissima la vigilanza e il controllo del territorio a darci una mano. Ci sono loro, ci sono i sanitari del 118, la Croce Rossa. Monica Nardini, le andate ad ascoltare questo pomeriggio. Anche la Croce Rossa Italiana è impegnata in questa 29esima edizione di Friuli Doc a tutela delle persone presenti. Come opererete? Vi vediamo qua nella sede di Palazzo Morpur. Sì, qui abbiamo la sede dove stiamo allestendo ancora la centrale operativa, che è operativa fra 10 minuti. Con oggi abbiamo le prime ambulanze per il clou che sarà domani, sabato e domenica, con ambulanze e squadre a piedi. Quante sono, una stima, se possiamo darla, alle forze in campo? Diciamo? Stimiamo una settantina di persone al giorno che opereranno tra ambulanza e squadre a piedi. Comportamenti virtuosi, rilanciamo già un appello da chi parteciperà a Friuli Doc, insomma. Lanciamo un appello alla tranquillità e alla felicità dell'evento. A tutela di tutti i presenti è giunta anche qui a Udine, in via Savorniana, la centrale operativa della SORES, la struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Come opererete? Ma come opereremo? Un po' come tutti i grandi eventi, quindi andando a gestire le eventuali maxi emergenze, ma sicuramente la folla che sarà presente per questo evento, come gli altri, immaginiamo gli alpini, il Giro d'Italia, insomma. Quindi la SORES un po' farà da ponte con la centrale operativa che abbiamo a Palmanova, con il nostro mezzo qua mobile, quindi acquisiremo tutti gli eventi che arriveranno, insomma, di richiesta di sanitario, soccorso sanitario nella zona appunto dell'Udinese, e faremo in modo di gestirli chiaramente con quello che è il personale che abbiamo sul posto, che quindi gestisce la parte telefonica e radio e chiaramente anche poi dando gli interventi alla Croce Rossa, con cui stiamo collaborando, per mandare le squadre sul posto. Fisicamente presenti nell'arco di un'intera giornata, quante persone ci saranno della SORES? Allora, avremo sempre 3 operatori presenti all'interno della centrale mobile per gestire sia la parte radio che la parte telefonica e chiaramente di coordinamento. Quindi saranno presenti da inizio a fine, chiaramente, evento per tutte le giornate del Friuli Doc. Ci può spiegare dunque che cos'è presente all'interno del mezzo? Ma guardi, questo è come se fosse la centrale operativa di Palmanova in formato ridotto, con quindi 2 postazioni operative per quanto riguarda la parte telefonica e anche la parte radio, dove possono chiaramente gestire in contemporanea 3 operatori, uno che fa da coordinamento e 2 che fanno di risposta. Quindi quello che normalmente viene fatto H24 a Palmanova lo si può fare durante gli eventi in questa centrale mobile, che permette appunto di replicare tutto quello che facciamo in centrale generale, quindi Palmanova. È fondamentale dunque anche questo fronte per garantire al meglio la sicurezza durante queste giornate, dicevamo. È pronta la nostra Alice Mattelloni? Allora saliamo in castello. Eccoci Davide, sì, siamo pronti, siamo saliti in castello per raccontarvi anche un po' questa prima serata appunto in questo spazio meraviglioso della città di Udine, uno spazio che è dedicato ai prodotti enogastronomici delle Proloco del territorio collinare. Non a caso noi siamo in compagnia del presidente del consorzio Proloco della Collinare, Franco Celoi. Grazie Franco innanzitutto per averci raggiunti. Grazie a voi. E diciamo che insomma ormai è diventata una tradizione per il territorio collinare stare, sì, qui in castello. Abbiamo cominciato quasi per scommessa a venire su in castello, anche se ci sono difficoltà logistiche, no? Cioè la gente non era abituata a salire, e pian piano insomma in più di 20 anni abbiamo riuscito a creare quello che tutti ormai definiscono il salotto di Friuli Doc. Eh sì. Dove ci sono delle buone specialità enogastronomiche apprezzate veramente da molti. E sì, anche perché per essere appunto la prima serata, effettivamente, nonostante si tratti della prima serata, nonostante ci sia la salita da fare, quindi un po' di fatica in più, però diciamo che c'è una buona risposta da parte del pubblico in questa prima serata. E per quanto riguarda le aspettative delle prossime, anche sulla base delle scorse edizioni, quali sono? Ma diciamo che le aspettative sono molto buone, anche perché, come sappiamo, su queste manifestazioni incide molto il tempo, no? Per cui si prevede che il tempo sia bello, e essendo il tempo bello
noi sicuramente la gente è affezionata e viene da noi a degustare tutte le specialità. Franco, quanti stand del territorio collinare ci sono qui? Quest'anno abbiamo 7 stand, ospitiamo la Proloco di Buia che fa tutte le specialità a base di toro, abbiamo Fleibano che fa il trico di Fleibano, abbiamo Forgaria che è nuova, che fa le pappardelle al cinghiale e un piatto di salumi tipici del territorio di Forgaria. Quindi una new entry anche. Una new entry, abbiamo Montegnaco con la famosa Costa di Montegnaco, che fa sempre effetto da vedere, poi ve la faremo vedere, sì, perché effettivamente fa una certa acquolina, eh? Esatto, poi abbiamo Pagnaco che è una new entry, nel senso che era un po' che non veniva, e fanno tutte le specialità a base di bufalo. Poi abbiamo il famoso prosciutto di San Daniele nelle varie forme, e abbiamo Villanova con i tagliolini, i blecs e il gnocco fritto nelle varie sue ricette. Beh, quindi ce n'è per tutti, davvero per tutti i gusti. I primi, secondi, dolci, vini, non c'è problema, c'è solo l'imbarazzo della scelta. D'accordo, allora Franco, io ti ringrazio, ovviamente aspettiamo di assaggiare le vostre specialità, perché insomma c'è tempo, c'è tutto il weekend, ci sono ancora 3 giorni, quindi ci sarà modo di assaggiare un po' di tutto. Tu cosa ci consigli? Vi consiglio di andare stand per stand e assaggiarli tutti, perché tutti valgono la pena. Benissimo, grazie mille a Franco Celoi. Davide, a te. Alice, approfittiamo anche per salutarti, perché siamo in chiusura di questo nostro speciale. Grazie per questo viaggio all'interno di Friuli Doc in questa prima giornata. Ti ritroveremo anche nelle prossime, o negli stand oppure in onda sui nostri schermi. Grazie mille a te Davide, un saluto a tutti voi, speriamo di avervi insomma raccontato, fatto sentire un po' di profumi, un po' di sapori di questo Friuli Doc, e quindi una buona serata a tutti. Grazie ad Alice Matteloni e Carmine Sicondolfi dalla piazzale del Castello, stavolta indovino, è Piazza Duomo, il Poma. Andiamo a salutare anche lui con gli ultimi ospiti di questa serata. Esatto, caro Zanirato. Questa volta ci è preso, siamo nella bellissima Piazza Duomo, siamo con Antonia e il babbo, perché il Friuli Doc è per tutti, dobbiamo ricordarlo, perché il territorio dobbiamo degustarlo tutti insieme. Voi cosa avete degustato questa sera? Stinco, poi la piccolina le crespelle, la mamma si è mangiata la salsiccia, il cestino di frico che non può mancare e birra. Un po' di birra. Si può tornare a casa felici. Adesso torniamo a casa felici, una bella serata, un bel clima. Quindi si tornerà qui anche domani, dopodomani, anche perché insomma il Friuli Doc merita. Assolutamente, appuntamento imperdibile della nostra bellissima Friuli. Fino a domenica, caro Zanirato, quindi consiglio anche a te di venire nel centro storico di Udine e degustare veramente tutti i piatti della tradizione, perché i piatti sono tantissimi, gli stand sono tantissimi. Noi facciamo adesso una panoramica qui nella bellissima Piazza Duomo. Vi salutiamo e vi auguriamo un buon Friuli Doc a tutti. A voi studio. Grazie anche a te, al Poma e al nostro operatore Romano Urbani. In chiusura dallo studio qui di TV12, grazie anche al presidente Melchior, presidente provinciale di Udine della Federazione della Coldiretti. Approfittiamo per ricordare il grande appuntamento di domani, gli Oscar Green con le migliori eccellenze dell'agricoltura friulana. Vi aspetto domani sera alle ore 19, dove verrà fatta la premiazione dell'azienda vincitrice. Vi aspetto numerosi, perché poi abbiamo anche altre degustazioni che avverranno tra sabato e domenica, per cui siamo presenti e vi vogliamo che presente anche voi. Grazie Presidente, grazie alla Coldiretti. Noi siamo davvero in chiusura in questa lunghissima giornata, il day one di Friuli Doc. Domani, come detto, torneremo nei nostri notiziari live dalle piazze, dalle strade della città con i nostri inviati. Grazie anche ai tecnici di regia che ci hanno accompagnato quest'oggi, e a tutti voi non rimane che augurarvi una buona notte su TV12. Grazie.